Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Hangout, il programma di Europal TV che potete seguire in diretta su Google Plus. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio nei paesi europei in vista delle elezioni europee del 25 maggio. Oggi atterriamo in Italia, terza economia della zona euro, nona potenza mondiale, uno dei paesi grandi in termini di popolazione e PIL. Eppure è un paese stremato dalla recessione, con un tasso di disoccupazione tra i più alti d'Europa e la competitività delle imprese ferma. È per colpa dell'euro e delle sue regole in salsa tedesca sul rigore o del ritardo nel fare le riforme strutturali? Come può cambiare l'Europa per aiutare la ripresa italiana? Queste sono le domande che ci poniamo in questa trasmissione e vi ricordo che potete inviare da casa i vostri commenti, le vostre domande con l'hashtag EP2014 o sulla pagina Facebook del Parlamento Europeo. Adesso vi presento subito i nostri ospiti che sono qui dal Parlamento Europeo di Bruxelles. Alla mia destra Guy Verhofstadt, presidente del gruppo dei Liberali e Democratici. È candidato per i liberali alla testa della Commissione europea. Buongiorno. Buongiorno, buonasera. E grazie di parlare italiano, poi vedremo. Sì, va a provare. Così bene. È alla mia sinistra Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento europeo, eletto con il partito, con il gruppo dei socialisti e democratici. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. E poi presento da casa dall'Italia, i nostri ospiti che sono Fernando Zilio, che è presidente di Unioncamere Veneto e presidente della Camera di Commercio di Padova. Buonasera a tutti. Buonasera. Alberto Bagnai, professore di economia di politica economica all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara. Buonasera. Buonasera, buonasera. E poi Riccardo Re Alfonso, ordinario di economia politica all'Università del Sannio. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. E Irene e Alessandro Bonini, due giovani imprenditori appassionati, ma ormai stremati, pronti a lasciare l'Italia. Speriamo di riuscire a convincerli a rimanere. Allora, cominciamo subito. Gianni Pittella, comincio da lei. La gente è stanca dell'Europa. Pure nei paesi tradizionalmente eurofili, come l'Italia, si sente questo sentimento di un po' di freddezza rispetto al progetto europeo. Molti sono arrabbiati. Non si capisce più qual è il progetto europeo. Se le dovesse dire rapidamente, solo per cominciare, perché bisogna andare a votare, perché bisogna andare a votare per l'Europa oggi? Per cambiare questa Europa che ha perduto la sua ispirazione originaria, che non è più un grande progetto di civilizzazione, che ha subito l'imposizione di politiche di austerità da parte dei governi del Nord Europa. La soluzione non è non Europa, la soluzione è un'altra Europa. Adesso entreremo nel dettaglio di tutto questo. Guy Verhofstadt, lei sarà candidato in Belgio, dove è stato anche primo ministro, però ha deciso di scendere in campo in Italia con una lista che racchiude in realtà 14 movimenti, si chiama Scelta Europea. Perché in Italia? Perché ha bisogno di un movimento in Italia che è un movimento pro-europeo, radicalmente pro-europeo. Questo è il nostro progetto di veramente fare un salto verso un'Europa più integrata, perché è assolutamente necessario per uscire dalla crisi. Non è possibile di lasciare così la disciplina fiscale, è necessario anche di aprire una seconda via, una politica di crescita in Europa. E per questo ha bisogno di più di Europa. Io vorrei far intervenire subito dall'Italia il professore Re Alfonso, perché lei ha scritto qualche mese fa insieme a tanti altri suoi colleghi questo monito degli economisti, che è un appello a fermare le politiche attuali dell'austerità. Addirittura adesso, in pochi giorni fa, invita il nuovo premier Renzi a aumentare il deficit, a non diminuirlo, quindi non pensare al pareggio ma addirittura forse allo sforamento. E come può essere sostenibile, le chiedo io, nel lungo periodo una politica di indebitamento? Ma guardi, intanto il monito degli economisti a cui lei ha fatto riferimento è stato pubblicato dalla Financial Times con la firma di alcuni dei principali economisti europei, i quali hanno sottolineato che l'assetto macroeconomico europeo con la moneta unica e con i vincoli
alle politiche di finanza pubblica sta provocando il disastro. Noi stiamo assistendo a una frantumazione del quadro europeo, una divaricazione drammatica tra centri e periferie. Abbiamo una Germania che continua a crescere, che riduce il tasso di disoccupazione, che accumula avanzi della bilancia commerciale, e abbiamo i paesi periferici, l'Italia, la Spagna, la Grecia, gli altri paesi periferici che si stanno avvitando sempre più in una crisi drammatica, che sono molto più poveri di quanto non fossero allo scoppio della crisi. Non proponiamo facili e ingenue fughe dall'euro, ma ci rendiamo conto che occorre rinquadrare, ripristinare un nuovo quadro di politiche europee espansive, altrimenti l'esito sarà proprio quello dell'uscita dall'euro di una serie di paesi. Guy Verhofstadt, nel suo movimento c'è un commissario che è comunque uno di quelli che, come dire, l'ha voluta e la porta avanti questa politica dell'austerità, Olli Rehn. Allora, l'austerità è un male necessario o finalmente in uno Stato che è in recessione l'austerità fa più male che bene? Sì, ma l'unica cosa che Olli Rehn ha fatto è di applicare le regole del patto di stabilità. E questo è normale, altrimenti non è possibile di continuare con l'unione monetaria se non posso applicare le regole del patto. Io sono d'accordo che è necessario di aprire una seconda via. Una seconda via, voglio dire, un progetto di crescita per l'Unione Europea. Ma questo non posso fare senza la disciplina fiscale. Perché la disciplina fiscale è necessaria, il patto di stabilità è necessario per la moneta unica e per l'unione monetaria. Ma sono d'accordo di aprire una seconda via. Questo progetto di crescita deve essere veramente basato sull'integrazione più forte dell'Unione Europea, del mercato interno, della politica di tutti i differenti settori della nostra economia. Gianni Pittella, c'è un margine di manovra? Il nuovo premier che lei sostiene, Matteo Renzi, avrà un margine di manovra per rallentare questi vincoli e far respirare l'economia italiana? Io lo spero. Sì e come? Io lo spero e vedo Renzi molto determinato e questo mi fa piacere. Io ho due proposte, perché faccio proposte concrete, non chiacchiere o semplici polemiche propagandistiche. La prima proposta è neutralizzare il patto di stabilità per i paesi che hanno difficoltà economiche e occupazionali. Quindi per alcuni anni neutralizziamo per spese di investimento chiare, non per clientelismi, non per spese assistenziali. Seconda proposta, applichiamo la Golden Rule, cioè togliamo dal calcolo del patto di stabilità alcune tipologie di investimento, ricerca, educazione, grandi reti, per esempio, che sono i settori trainanti per lo sviluppo. Allora, mi rivolgo subito, allarghiamo la discussione e poi ritorniamo su questo tema. Professore Alberto Bagnai, se mi ascolta sempre, secondo lei si può fare o l'euro non funziona più? Ormai è stato provato da questi anni, diciamo, di recessione in tutto il sud dell'Europa e non solo. Lei ha scritto un libro, Il tramonto dell'euro, dove spiega come la fine della moneta unica salverebbe democrazia e benessere. Ce lo può spiegare come si potrebbe fare? Sì, che la moneta unica ponga dei problemi di democrazia, diciamo così, è abbastanza evidente dal momento che la sua gestione è affidata a un organismo che non ha nessuna accountability, come si suol dire, nessuna responsabilità politica. Questo per un po' di tempo è stato visto come un bene, la cosiddetta indipendenza della banca centrale, e adesso nella letteratura scientifica si capisce che però può anche essere un male in certe circostanze. Ma io vorrei tornare sulla grossolana ingenuità di certe analisi, quando si definisce in modo sorprendente liberista la costruzione europea. Perdonatemi, chi è liberista, chi è liberale, dovrebbe credere nel mercato. Ora, vedete, la costruzione europea è paradossale perché da un lato ha una fiducia sterminata nel mercato finanziario. Lei sentiva che l'onorevole Verhofstadt vede la soluzione dei nostri problemi nel far funzionare meglio, nel rendere ancora più libero il mercato finanziario privato, che peraltro è quello che ci ha messo nella catastrofe, come prova il fatto che
Il vicepresidente della BCE, Vitor Constanzio, nel maggio del 2013 ha chiaramente detto che la crisi trova origine in un eccesso di spesa privata indebitamente finanziata dalle banche private e non in un eccesso di spesa pubblica. Dall'altro però questi liberali alle vongole sono fieramente avversi al funzionamento di un mercato particolare, che è il mercato del cambio. Allora io vorrei sapere come si può essere liberisti e al tempo stesso volere che ci siano i prezzi pianificati, cioè che il prezzo della moneta sia pianificato, che un euro tedesco valga un euro portoghese per sempre, con una rigidità che nella storia dell'umanità non si è mai avuta e che è quella che ci sta portando alla catastrofe. Guy Verhofstadt. Io penso che la migliore proposta che noi possiamo fare per aiutare le piccole imprenditori e l'economia in Italia è veramente di fare abbassare le tasse di interessi, che sono troppo elevate per la Spagna, per l'Italia e per altri paesi. E per questo ha bisogno di una cosa, di un mercato obbligazionario unico all'interno dell'Europa, perché è la sola soluzione per far abbassare le tasse di interesse. I tassi di interesse eccessivamente bassi sono esattamente quello che ha alimentato le bolle immobiliari, per esempio in Spagna, che ha alimentato l'eccessivo indebitamento in Grecia. Dire che dobbiamo fare un mercato obbligazionario unico per abbassare dappertutto i tassi di interesse significa non aver capito quello che è successo una cosa diversa, e che paesi diversi non possono permettersi lo stesso tasso di interesse, sia esso alto o basso. Allarghiamo chiedendo a un imprenditore che cosa lui chiede. Volevi fare però prima l'imprenditore. Prima poi l'imprenditore e poi torniamo sì. All'onorevole Pittella. Allora, grazie. Presidente Zilio, è con noi, sì. Volevo, perché già siamo entrati proprio nel vivo della discussione, io volevo soltanto introdurla per chi poi ci seguirà anche adesso fuori dall'Italia, dicendo che lei rappresenta una delle regioni più prospere dell'Italia, dove la crescita è ancora al 2+% quando nel resto d'Italia siamo in recessione, e nonostante questo gli imprenditori non ce la fanno più. L'ultimo, un po' più di un mese fa, Giorgio Zanardi si è impiccato. Ecco, se ci può raccontare che succede nella sua regione, Presidente Zilio. Guardi, in fine settimana c'è stato un referendum virtuale, se vogliamo, attraverso internet, che chiede il Veneto di staccarsi dall'Italia. Non è una cosa da sottovalutare. Gli stessi poi stanno dicendo che vogliono uscire dall'area euro, poi sono discorsi che non saranno facili da attuarsi, però questo è il sentire di questo territorio. Io credo che a Bruxelles si stiano facendo gli stessi errori che si fanno a Roma, si parla molto ma non si ascolta il territorio. Guardi, il Veneto dà in termini economici un 0,8 in più di quello che riceve da Bruxelles e dà a Roma 18,9 miliardi in più di quello che riceve, sono dati chiari e limpidi. Questo territorio però ha un problema forte di finanziamento, le imprese non riescono ad avere credito, questa è una cosa molto importante. Beh, questo in più, lo diceva Presidente Verhofstadt. L'aumento delle tasse comportano sempre di più aspetti negativi per i bilanci, e poi quando le aziende vanno in banca naturalmente si trovano il niet del direttore della banca. Il vero problema non sono i tassi, che sono un problema serio, ma il problema vero è che queste aziende non hanno più finanziamenti, qui le banche non danno più soldi. Allora, come, e quindi la gente si suicida. Vede 50, scusi, finisco a dire una cosa, 50 imprenditori si sono suicidati negli ultimi 2 anni e mezzo, uno degli ultimi è Zanardi, uomo di 74 anni che ha fondato un'azienda 60 anni fa con il padre e che aveva 300 dipendenti, oggi ne ha 100. Se non bastasse, una settimana dopo il furto, i predoni che vengono dall'est gli hanno rubato bobine di rame per 300 milioni di euro in quell'azienda. Sì, ci sono stati ladri che sono problemi anche di frontiere in questa Europa. Giro la sua domanda, regole, già di Pittella. No, finisco, permetta solo un attimo. No, ma adesso ritorno, Di regole chiare, e vuol dire anche che ci siano dei controlli seri, un governo unico in questa Europa, altrimenti non ne verremo fuori. Io penso che per questo i miei ospiti qui sono d'accordo, poi bisogna vedere al Consiglio, i governi, quanto realizzeranno queste proposte. Gianni Pittella, cosa può rispondere un imprenditore sul terreno che dice che l'Europa non ascolta abbastanza il terreno? Sì, l'Europa è un concetto molto vasto, è chiaro che ci sono
decisori europei che non ascoltano il territorio. Da questo punto di vista ha ragione l'imprenditore, anche se poi ci sono esponenti politici europei che il territorio non soltanto lo ascoltano, ma lo stimolano, lo frequentano e lo conoscono. Voglio dire tre cose anche qui in maniera precisa, puntuale. Io sono per gli Eurobond, per mutualizzare il debito a livello europeo. La strada maestra è la mutualizzazione del debito a livello europeo attraverso l'emissione di Eurobond. E sono per la trasformazione della Banca Centrale Europea in prestatrice di ultima istanza, come c'è in tutto il mondo. La missione che ha avuto da noi la Banca Centrale è una missione, diciamo, superata, a cui quantomeno va aggiunta un'altra missione legata agli sviluppi che ci sono stati. Dopodiché voglio anche dire, alla BCE noi dobbiamo porre un vincolo: se presta soldi alle banche, questi soldi che presta alle banche nazionali devono andare alle imprese e alle famiglie, non devono rimanere nella pancia per ripulire la pancia delle banche, come è successo con i 1.000 miliardi che sono stati dati dalla BCE alle banche nazionali. E l'altra cosa è, vogliamo ridurre le tasse? In Italia, dove il tenore delle tasse è elevatissimo, e dobbiamo avere una flessibilità del patto di stabilità, altrimenti è difficile. Renzi farà un miracolo, sicuramente lo farà, ma sarà comunque un miracolo limitato. Se vogliamo fare un miracolo grande, dobbiamo neutralizzare il patto di stabilità. Va bene, io vorrei far intervenire i nostri ultimi ospiti e poi comunque possiamo rifare un giro, perché mi sembra giusto che partecipiate pure voi. Allora vorrei presentarvi Irene e Alessandro Bonini, non vi vedo, ma ecco, adesso vi vedo. Voi siete due giovani imprenditori. Quindi avete una partita IVA, come si dice in Italia, e avete una piccola impresa che fa la manutenzione di stufe, condizionatori, insomma il lavoro non dovrebbe mancarvi, tra freddo e caldo ce la fate. Eppure, Alessandro, lei non ce la fa più, perché? Poi parleremo con Irene anche. Innanzitutto buonasera a tutti e ringrazio Maria Maggiore per l'invito, perché purtroppo in Italia come avete già detto tutti voi, le tasse sono enormi, l'oppressione fiscale è alta. Su 100, un esempio stupido, su 100 euro, un 60 euro se ne vanno fra tasse e praticamente e adempimenti vari. E non meno di adesso, nel giro di qualche mese, l'Europa ha stabilito su quanto riguarda il patentino del Fogas praticamente una nuova iscrizione, una nuova certificazione e tutto quanto a livello economico molto alto. E il nostro patentino rispetto a quello preso in Francia, in Europa e quant'altro non vale per lavorare all'estero, vale sì o no per lavorare in Italia. Perciò la cosa base dell'Italia è anche che non abbiamo un'istruzione base, fondamentale e funzionale, perché gli istituti professionali dell'estero lavorano molto meglio sia nella formazione di personale, nell'utilizzo del personale nel mondo del lavoro, mentre invece noi siamo praticamente ancora ai vecchi stampi. Non sappiamo parlare più di due parole insieme in inglese commerciale fra un'azienda e quell'altra, non ci capiamo, non c'è verso di andare avanti, manca la formazione anche in Italia. Allora io volevo aggiungere, scusate, posso interromperti un attimo, allarghiamo un attimo e poi vi rispondo e chiedo però se c'è una domanda che è arrivata, ecco ce l'ho qua, di Piero Guaggenti, che è legata a quello che dici tu, che racconta che lui ha seguito dei corsi di formazione pagati dall'Unione Europea, ma poi non si sono tradotti in un lavoro perché sarebbero serviti nuovi investimenti per i quali non esisteva invece alcun aiuto dallo Stato, e quindi questo corso di formazione è andato nel vuoto. E adesso lavora in un call center di una nota società di telefoni italiani. Allora, giro la domanda a Guy Verhofstadt, però potete rispondere in maniera breve perché non abbiamo più molto tempo. Siccome lei viene dal Belgio, dove è stato primo ministro per molto tempo, dove i fondi, dove i fondi strutturali si spendono un po' meglio dell'Italia, ce lo può dire come qual è il segreto? Perché noi italiani non li spendiamo tanto bene? Come si fanno a spendere bene perché diventino un vero volano dell'economia, una vera trampolino? Sì, è vero che in Italia molti di questi fondi sono
stati o mal utilizzati o non, non utilizzati spesi, o non utilizzati. Io penso che le soluzioni sono semplici: concentrarci su poche ma buone iniziative. Questa è la prima cosa a fare. La seconda cosa è puntare su progetti realizzabili, perché questo è importante, che sono dei progetti molto concreti. E poi investire su personale preparato e capace di gestire questi fondi. Queste sono le tre soluzioni che sono necessarie. Sembra facile, pure in Italia non ci si riesce ancora. Irene, lei lavorava in uno studio legale e poi ha avuto una figlia. Che è successo? È successo che ovviamente, come molte madri lavoratrici in Italia, non abbiamo abbastanza sostegno per lavorare un full time 8 ore al giorno, quindi mancando un po' il supporto degli aiuti familiari e delle strutture, che in Italia purtroppo sono quasi inesistenti, ho dovuto scegliere, quindi fare una scelta del tipo o madre o lavoratrice. Fortuna vuole che Alessandro comunque aveva un'attività avviata e mi ha coinvolto in questo mondo dell'imprenditoria. Non facile comunque, perché qui una madre non ha ovviamente sussidi e sostegni per poter lavorare così tanto, quindi diciamo che quello che mi premerebbe chiedere ai deputati parlamentari è proprio se prevede una politica europea per sostenere le famiglie anche quindi nel loro mondo del lavoro. Gianni Pittella, che cosa possiamo dire a questi giovani? Hanno detto che stanno partendo in Svizzera, non hanno avuto il tempo di spiegarlo, ma sono tentati di andarsene. Questo mi dispiace francamente, io... Vorrei che rimanessero in Italia, così come penso che noi dobbiamo tentare di recuperare tante energie che sono andate in giro nel mondo, in Europa. Io non sono contrario alla mobilità, anzi penso che la mobilità sia un fattore di crescita. Il problema è che deve esserci un biglietto di andata e un biglietto di ritorno. Questo è il problema. Allora, l'Unione Europea che cosa fa? L'Unione Europea mette a disposizione dei fondi per realizzare quei servizi e quegli strumenti a cui si faceva riferimento la signora. Gli asili nido possono essere costruiti con i fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. E allora il problema vero qual è? Dobbiamo passare da un utilizzo dei fondi europei per il consenso, cioè per i voti, detto in termini più brutali, ad un utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo. Allora, vi propongo una cosa che non abbiamo fatta finora, vediamo se riesce. Vorrei fare un giro con tutti i nostri ospiti. Volevo chiedere a ognuno di voi di rispondere a questa domanda in vista di queste elezioni. Io vorrei, avete 20 secondi ciascuno e mi dite una cosa che vorreste. Per piacere rispettate il tempo e finiamo con voi. Alberto Bagnai, io vorrei. Io vorrei che gli elettori europei dessero a questi politici che abbiamo visto, che ignorano le cause della crisi, un segnale che gli faccia paura, e in questo modo forse l'aria cambierebbe. Abbiamo già visto che Weidmann sta parlando di quantitative easing, cioè di stampare moneta dopo che Marine Le Pen ha vinto alle municipali. Se Marine Le Pen vincerà alle europee, forse arriverà un pochino di buon senso nella testa di questi signori. Grazie, allora... Prego, e glielo dico da sinistra, tenga presente, con la morte nel cuore, ma questa è l'unica, diciamo, speranza di salvezza per l'Europa adesso. Allora, Riccardo Re Alfonso. No, io non vorrei affatto che Marine Le Pen vincesse le europee, non vorrei che vincessero i populismi sulla scena europea, vorrei che vincesse un senso della realtà. Il fatto che noi abbiamo abbandonato un sistema di cambi che serviva a riequilibrare gli squilibri e abbiamo cercato di imporre all'economia in ritardo austerità. E questa austerità in realtà ha depresso le economie in difficoltà. Fernando Zidio. Un'Europa con un governo politico, un governo unico, più rispetto per i paesi del sud Europa che hanno molto e hanno dato molto. Irene Alessandro? Avremo una speranza per il futuro che sarà vissuto dai più giovani, compresi i figlioli, e un aiuto alla famiglia. Grazie. Allora, qui come funziona? No, non posso finire, no, non c'è problemi. Ma io penso che due cose sono importanti. Prima è di...
Due cose sono importanti in Europa dopo le elezioni europee. Deve fare prendere tutte le iniziative per uscire l'economia europea dalla crisi. Questa è la cosa la più importante a fare, e per questo ha bisogno non di meno di integrazione europea, ma di più di integrazione europea. E questo è importante. E la seconda cosa è di veramente dire a tutte le cittadine in Italia che è impossibile di uscire dalla crisi con più di populismo e di nazionalismo, perché tutti i problemi a cui noi siamo confronto sono dei problemi a livello transnazionale, a livello dell'Europa. Per esempio il cambiamento climatico, la crisi finanziaria. Gianni Pittella, 20 secondi, io vorrei. Vorrei un'Europa che cambia la sua politica economica e che pensa alle questioni sociali, alla disoccupazione e alla emarginazione. Vorrei un'Europa che diventa soggetto politico, un grande attore globale, un'Europa Stati Uniti d'Europa, un'Europa federale, un'Europa dei cittadini. Bene. Spero di riparlare con voi di tutte queste cose, comunque ci riparleremo prima delle elezioni. Grazie di aver partecipato e a una prossima edizione di Hangout. Ciao.